Salve a tutti, io sono Ali Master e oggi voglio parlare del Macchi MC202 detto Folgore. Questo monoplano volò per la prima volta nell'agosto del 1940, costruito ad ala bassa, interamente in metallo e con carrello retrattile, fu progettato da Mario Castoldi ed entrò in servizio presso la Regia Aeronautica nell'estate del 1941. Propulso da un motore Alfa Romeo RA1000 RC411 da 1075 cavalli, il Folgore aveva una velocità massima di 600 km/h e un'autonomia di 610 km e una tangenza operativa di 11.500 metri. Il Macchi era armato da due mitragliatrici Breda da 12,7 mm. Poste nel muso, aveva inoltre la possibilità di montarne altre due da 7,7 mm nelle ali. L'aereo subì pochissime modifiche nella sua vita operativa, fu prodotto in 11 serie, operando soprattutto in Africa settentrionale, in Italia, in Egitto e in Russia. Il Folgore si dimostrò all'altezza dello Spitfire MK5 e leggermente superiore al P-39 americano. Purtroppo il suo armamento leggero non gli consentì di abbattere molti bombardieri alleati. Prodotto in 1500 esemplari, il Macchi MC202 fu evoluto nel modello MC205 Veltro. Caccia anch'esso con ottime prestazioni, in grado di battersi ad armi pari con tutti i caccia alleati. Vi ringrazio e come al solito vi saluto e se vi sono piaciuto iscrivetevi sul mio canale.